com'è tarda questa notte, la mia luna spina. Venga giù alla finestra quella luce bambina. Buonasera e benvenuti ad Amore Criminale. Il rispetto verso le donne dovrebbe essere una delle regole acquisite nei rapporti, nelle relazioni di coppia. Un rispetto vero, naturalmente autentico, non di facciata. Invece è ancora dura a morire l'idea che le donne debbano stare sempre un passo indietro. Atteggiamenti maschilisti, patriarcali sono ancora molto diffusi. A volte in modo chiaro, altre volte in modo subdolo, sottile. Ecco, le tante storie che da anni noi narriamo ad Amore Criminale ne sono purtroppo un esempio. E anche questa sera io vi racconterò due storie dove il rispetto per le donne non è mai esistito. La prima vicenda ci offre il punto di vista del figlio della vittima. Daremo voce a un orfano di femminicidio. Nella seconda storia, la vittima è una ragazza di 19 anni, Valentina Salamone, uccisa vicino a Catania da un uomo sposato e padre di 3 figli. Cominciamo dalla prima storia. Il 16 settembre 2014 a San Giorgio del Sannio, vicino Benevento, Elvira Ciampi viene accoltellata da Pasquale Mastroianni, suo marito. Ha 49 anni. Da quella sera i 3 figli diventano orfani di femminicidio. La mancanza, cioè, non c'è, non ci sono parole, una cosa del genere. Cioè, uno può stare qui a dire tante parole, ma il dolore c'è, ci sarà sempre. C'è un legame indescrivibile con mamma. Cioè, a volte non c'era neanche bisogno di parlare, che già ci capivamo a volo. Cioè, mi diceva, vedi, domani devo andare lì. Ho fatto, va bene, ok, ti accompagno io, tranquilla. E stavamo, era un bel rapporto. Anche con le altre 2 sorelle, però, avevo il privilegio che era per il maschio. Elvira è stata una mamma che ha sempre protetto i 3 figli, sopportando per 30 anni una vita coniugale infelice e piena di violenze. Mia madre ha provato a difendersi, mettendosi le mani così, ma è stato inutile. Inutile, 32 coltellate. E lui, dopodiché, ha provato a suicidarsi ben 3 volte. Non ci è riuscito. E adesso Giuseppe ricorda ancora oggi gli atteggiamenti violenti del padre. La maltrattava, a volte le metteva le mani addosso, la picchiava. Ad esempio a mezzogiorno, se il piatto non era pronto a tavola, insulti su insulti, volavano sedie, volavano sberle, schiaffi. È stato così per molti anni. Poi mia madre non aveva mai voluto denunciare niente per paura, perché comunque noi eravamo piccoli. Dice, poi i servizi sociali mi portano i miei figli, cosa faccio? È la paura di perdere i figli che blocca Elvira. Teme che in seguito alla denuncia intervengano i servizi sociali e per questo subisce e resta col marito. Oggi suo figlio Giuseppe ripensa a quando era bambino e assisteva impotente. A quell'età là ero troppo spaventato. Mi bloccava la paura di affrontarlo, perché comunque era un uomo grosso, bella statura, quindi ti faceva paura solo che ti guardava. Se avrei avuto un po' più di coraggio negli ultimi anni, forse mamma sarebbe ancora qua. Nonostante il clima di casa sia pieno di violenza e paura, i figli costruiscono un rapporto speciale con la mamma, che diventa il loro unico punto di riferimento. Era una mamma, era un'amica, era una donna, era una... tutto, ci potevi fare tutto. Giocare, scherzare,
arrabbiare, perché parecchio ci arrabbiavamo, litigavamo come mamma e figlio, come mamma e figlia, ma poi da lì nasceva la litigata, ma dopo anche 2 minuti stavamo lì a scherzare, a parlare di nuovo come prima, cioè ci confidavamo con lei, sapeva tutto di noi, cioè la prima persona che chiamavi quando succedeva qualcosa di bello o di brutto, chiedevi consigli, era lei. Elvira è una madre devota che, quando è sola con i figli, tira fuori i lati del carattere che in genere sono nascosti alla presenza del marito, uomo manesco e violento anche con i 3 bambini. Ad aumentare l'aggressività è la decisione di Elvira di mettersi a lavorare come badante per far entrare qualche soldo in più a casa. Il marito non sopporta quella scelta e le conseguenze non tardano ad arrivare. Ogni passo che faceva la controllava, era geloso, praticamente lui supponeva che mia madre lo tradiva col figlio di questa signora, che non era assolutamente vero, lui è anche sposato e tutto. Sfinita da questa situazione, Elvira decide di divorziare dal marito. 2 o 3 giorni prima l'aveva minacciata, arrivando a casa, cioè aveva minacciato proprio fisicamente, aveva messo il coltello alla gola dicendo basta, tu mi tradisci, di qua e di là. Dopo qualche giorno l'uomo prova a recuperare, ma davanti al fermo rifiuto di Elvira, una mattina la uccide, accoltellandola. Il giorno del mio compleanno, sento mia madre la mattina che andava là, mi ha scritto il messaggio: buongiorno, tanti auguri di buon compleanno, vedrai che anche stavolta ce la faremo. Quelle sono le ultime parole che si scambiano Giuseppe e la madre. Quella mattina Giuseppe non è a casa, sta lavorando come cameriere. Chiuso, chiama dopo 5 minuti. Il telefono suonava. Ma che cavolo, ho detto vabbè, forse stava cucinando ancora. Ho detto vabbè, aspetta un altro po', la richiamo. Chiamo. Erano state 11:30, niente. Ho detto aspetta, mezzogiorno, niente. Mezzogiorno e 10, niente. Vabbè, fino a 1 ho provato a chiamare, niente. Poi ho chiamato mio padre e neanche mi rispondeva. Aspetta. Giuseppe e le sorelle, tornando a casa, apprendono che a uccidere la mamma è stato il padre. Nei mesi successivi Giuseppe decide di andare in carcere a incontrarlo. Non diceva neanche, mi piangeva solamente. Piangeva e ho detto, ho fatto la domanda, perché l'hai fatto? E non mi ha saputo rispondere. Non ero io, sì, non eri tu. Dopodiché è lì. Giuseppe e le sorelle restano completamente soli, ad aiutarli solo 2 amiche della mamma. Zii, cugini, nonni, dove erano? Dove sono stati? Dove erano? Finito il funerale? Ciao, arrivederci e grazie. Ma come si rielabora tutto questo dolore? È difficile uscire da un dolore come questo, però non bisogna mollare, e se ha bisogno di aiuto sia di supporto morale, quant'altro, bisogna farsi aiutare da persone che veramente ti aiutano. Poi dallo Stato che ci dia ascolto, ci ascolta fino a un certo punto, poi dice va bene, sì, ok, poi dopo arrivederci, ma ci siamo, noi ci siamo. Elvira è sempre presente nel cuore dei figli. Mia madre le racconterà tante cose, perché mia madre comunque gli racconto, nonostante tutto, le racconto le mie cose, le mie paure, le mie dure, però le racconterei che è dura senza di lei. Comunque è sempre dentro di me, cioè comunque è sempre a fianco a me, come a fianco a mia sorella.
Tante mille cose che sono successe, belle, brutte. Per Giuseppe è stato importante poter ricordare sua madre e spiegare come si vive da orfano di femminicidio. Grazie a voi che date, diciamo, possibilità alle persone di farci ascoltare.